Kossuth Rádió Budapest, pontos időjelzést adunk. Dél van. Amici del mio canale di YouTube, fra lo stellium di pianeti personali che si è formato in questi tempi fra Pesci e Ariete, sarà il bombardamento costante di cattive notizie che ci provengono dalle principali testate giornalistiche, o magari sarà per tutte queste cose insieme. Sta di fatto che diversi di voi mi hanno scritto e telefonato in questi giorni chiaramente preoccupati per come stanno andando le cose e chiedendomi un'opinione sull'analisi astrologica degli eventi di stretta attualità che si possono facilmente leggere in rete e sui social. Il motivo, mi pare di capire, è che le mie previsioni, quelle che potete vedere ogni mese nelle nostre Astro News, per quanto possano essere preoccupate e preoccupanti, certamente non sono catastrofiste. Dunque, i casi sono due. O mi segnalate notizie astrocatastrofiche, come per dire, Luciano, è questo come te la spieghi, come ti quadra nella tua rosea visione delle cose, oppure lo fate per capire meglio i motivi del mio essere, diciamo pure, in controtendenza rispetto al mainstream astrologico. Ora, vedete, io so che i tempi sono duri e lo sono ormai da parecchi mesi, come minimo da un paio d'anni, se non di più. E mi riferisco alla situazione collettiva, ovviamente, sulla quale però si aggancia sicuramente quella individuale. Lo stellium a cavallo fra Pesci e Ariete sta segnando un periodo molto importante, se non addirittura decisivo per molti di noi. Poi, certamente, se vogliamo parlare di astrologia storica o mondiale, i movimenti di pianeti medio-veloci hanno un peso molto relativo. Ma se vogliamo parlare di astrologia individuale o genetliaca, quegli stessi pianeti possono avere un peso enorme. Dipende tutto da cosa abbiamo, ciascuno di noi, a cavallo fra Pesci e Ariete nel nostro tema natale individuale. A proposito, ricordo sempre l'aforisma astrologico tradizionale secondo il quale il destino individuale soggiace sempre o molto spesso a quello collettivo. Dovete pensare che come noi oggi ci chiediamo quali transiti, quale rivoluzione solare potevano avere le vittime della strage nella scuola del Texas o i sopravvissuti a un grave incidente aereo, ecco che anche gli antichi si chiedevano quale situazione astrale poteva accomunare quelle decine di migliaia di soldati che anticamente morivano in una certa battaglia. E non c'era una risposta, perché magari uno sopravvive a una battaglia, a un incidente aereo, proprio perché, pur in un momento collettivo gravemente critico e tragico, ha dei transiti personali, una rivoluzione solare individuale particolarmente positivi, che se non altro gli permettono di sopravvivere o di cavarsela alla meno peggio. A questa visione astrologica, la mia amica Alessia contrappone un'altra considerazione, e cioè che anche in presenza di movimenti planetari collettivi molto difficili per l'intera umanità, uno può avere transiti davvero ottimi, che magari non solo gli permettono di cavarsela in qualche modo, ma perfino di avere successo, trovare felicità o serenità, pur in un'epoca di grandi turbamenti collettivi. E magari proprio grazie a queste difficoltà, tiempos revueltos, come dice il titolo di una fiction spagnola, magari proprio grazie a questi tempi scaravoltati, una persona può trovare la sua strada definitiva in questa vita. Ora, a parte queste considerazioni,
Va detta una cosa importante. Da parecchi anni ci stanno bombardando di cattive notizie. Magari adesso mi prenderete in giro perché userò espressioni simili complottiste alla crozza che imita Red Ronnie. Ma lo fanno apposta a farci vivere costantemente nella paura e nell'ansia. Anche l'astrologia può avere un suo effetto ansiogeno. Perciò, come primo consiglio, io direi che se occuparvi di astrologia vi fa montare l'ansia e vi porta a soffermarvi su analisi catastrofistiche della situazione attuale, come prima cosa vi raccomando di smettere subito. Ma smettete di occuparvi di astrologia e di cercare certe risposte nell'astrologia. L'astrologia non ha tutte le risposte, secondo me. È solo uno dei tanti strumenti che abbiamo per capire meglio la realtà e per evidenziarne certe tendenze. Se siete ansiosi e cercate dunque notizie tranquillizzanti negli astri, l'astrologia può, al contrario, aumentare anche di molto la vostra ansia. E comunque, credetemi, si può vivere tranquillamente anche senza astrologia. Poi vi consiglio di diversificare molto le vostre fonti di informazioni. Ci sono canali TV privati, televisioni locali, blog, videoblogger che offrono approfondimenti molto validi e professionali, interviste a esperti di ogni settore, punti di vista alternativi e che spesso sanno evidenziare le numerose contraddizioni presenti nella narrazione prevalente. Quindi non vi consiglio di spegnere la TV, ma sicuramente sì, di usarla meglio. Se poi conoscete qualche lingua straniera, se potete vedere qualche canale satellitare, se conoscete italiani che vivono all'estero, tutte queste cose possono darvi punti di vista molto interessanti e farvi uscire, almeno in parte, da questa cappa di cattive notizie sotto la quale viene tenuta l'opinione pubblica italiana e non italiana, ma particolarmente quella italiana già da parecchi anni. E poi a un certo punto fatevi la vostra opinione e smettete di correre in cerca di notizie o di conferme. Guardate un bel film, leggete fumetti, rilassatevi con i cartoni animati, con buona musica, vedete gente, uscite con gli amici, divertitevi insieme, insomma fate la vostra vita e cercate di riconquistare quella serenità che ci hanno tolto. Ah, un'ultima cosa, e qui davvero faccio concorrenza a Red Ronnie. Mi chiedete, ci sarà il conflitto nucleare? No. E perché no? Perché chi come me si occupa del fenomeno UFO da anni ormai, da una vita davvero, sa per appurato che gli alieni, chiamiamoli così, tra virgolette, hanno basi stabili qui sulla Terra. E dunque un eventuale conflitto atomico danneggerebbe anche loro, che, come ho scritto nel mio libro, un po' finisco, ecco, a indicarlo col dittino, come ho scritto in questo mio libro, Astrologia Extraterrestre, qui da noi gli alieni si trovano fin troppo bene, mangiano troppo bene, ascoltano buona musica, si divertono a guidare i nostri macinini che chiamiamo automobili. E stanno troppo bene qua per permetterci di distruggere le nostre espressioni artistiche e gastronomiche più elevate. E a parte questo, sono numerose le testimonianze affidabili raccolte da ufologi di primissimo piano e provenienti da ambienti militari ufficiali, testimonianze che descrivono velivoli alieni che in un passato anche molto recente hanno disattivato o disinnescato ordigni nucleari, hanno impedito il lancio di razzi con testate nucleari, hanno letteralmente scortato aerei militari costringendoli a tornare indietro alla base. E in poche parole hanno dimostrato voglia e capacità tecnologica di farci evitare un qualsiasi conflitto atomico.
Poi voi potete prendere queste mie parole come volete, chiedete, io rispondo come posso. Però una cosa è da tempo che mi riprometto di fare, raccogliere le poche ma significative buone notizie che spesso passano inosservate, che possono farvi capire come davvero siamo alle vigilie di cambiamenti epocali che preannunciano grandi ma grandissime cose. Secondo André Barbeau, per esempio, per i prossimi anni possiamo aspettarci grandi progressi tecnologici affiancati a un nuovo umanesimo, che porteranno al deciso innalzamento nel tenore di vita di milioni di persone e un possibile sradicamento della fame nel mondo. Sono parole grosse, ecco. Io le cito un po' a memoria, ma volendo potrei anche prendere i suoi testi qui alle mie spalle e sfogliarvi e indicarvi la pagina precisa in cui il grande maestro francese scrive queste cose. A mio avviso ciò che suggerisce Barbeau con queste parole non può che avvenire grazie allo sfruttamento di una nuova fonte energetica e alla sua diffusione a tutti i livelli della società. Barbeau parla inoltre di un nuovo sogno messianico, di una grandissima nuova voglia di vivere e del possibile riconoscimento ufficiale dell'astrologia. Se siamo già nell'era dell'acquario, questo è un discorso a parte che prima o poi affronterò in un video a parte. E a questo proposito preannuncio che ho terminato di scrivere il mio prossimo libro che illustra le principali tecniche di astrologia storica e mondiale e spero ardentemente di poterlo pubblicare estate, in modo da poterlo presentare in assoluta anteprima al prossimo festival Auspicia. Chiusa la parentesi, tutte queste cose che vi ho appena detto e che scrive André Barbeau nei suoi testi è fortemente in contrasto con gli angoscianti scenari prospettati negli ultimi anni e negli ultimi mesi dalle fonti più complottistiche e catastrofistiche, astrologiche e no. Se da un lato le cose che scrive Barbeau non ci permettono di escludere ulteriori prove per l'umanità, le prospettive astrologiche nel breve e medio termine ci aprono uno scenario che direi tranquillamente incompatibile con i peggiori catastrofismi. Ecco dunque la mia idea, già avevo iniziato un paio d'anni fa, poco prima della pandemia. Se andate a vedere i video dell'Alchimista all'opera intitolati Cosa ci possiamo aspettare dal 2020 e titoli simili, lì già ci troverete alcune di quelle buone notizie che avevo iniziato a raccogliere e a mettere da parte e che penso di tornare a ricercare e a mettere da parte per voi, senza fare buonismo, senza indurre false, facili, ingenue speranze, ma semplicemente usando la stessa logica espressa da fior fiore di astrologi che hanno studiato e stanno considerando i cicli planetari e l'indice ciclico planetario. E cioè, che ragionamento fanno? Siamo ormai alle porte di una nuova, importantissima fase storica, planetaria, mondiale. Su 10 cicli planetari, ancora nel 2020, 7 erano evolutivi e soltanto 3 erano evolutivi. Quest'anno, dopo la congiunzione di Giove e Nettuno, la situazione si è numericamente invertita. Ora i cicli evolutivi sono 7 e solo 3 sono involutivi. E poi c'è la questione dell'indice ciclico, sul quale circolano valori un po' ballerini, devo dire, però sostanzialmente concordi, dipendono solo dalla maggiore o minore precisione nei calcoli iniziali. Nel 2020 l'indice era di circa 570 punti. Nel 2021 il valore si è abbassato attorno ai 500 e questo valore rimane sostanzialmente invariato anche quest'anno e, ahimè, anche nel 2023. Sempre attorno ai
498, 500, 507, ecco poco di più. Ma poi questo indice tornerà rapidamente a crescere e toccherà molto presto e supererà i valori che aveva prima del 2020. Nel 2024 balzerà a circa 560 punti, nel 2025 a 650 punti circa, nel 2026 toccherà e supererà gli 800 punti e così via, fino a toccare e superare un valore di 900 fino almeno al 2032. E tenete presente che il valore massimo teorico di questo indice, come spiegherò e dimostrerò nel mio prossimo libro di astrologia mondiale, il valore massimo teorico dell'indice ciclico planetario è di 1080, valore che è già stato toccato diverse volte anche in un passato relativamente recente. Ora, proprio perché siamo davvero vicinissimi alla risalita, direi alla rapida e ripida risalita dell'indice ciclico planetario, direi anch'io, assieme a Ciro Discepolo, assieme al mio amico Giuseppe Galeote, assieme a tanti altri astrologi che in tutto il mondo studiano e utilizzano i cicli planetari e l'indice ciclico planetario, direi anch'io che dobbiamo, per semplice logica, escludere scenari catastrofistici. A presto dunque, mi auguro per altre buone notizie, astrologiche e non. Ciao. Kossuth Rádió Budapest, pontos időjelzést adunk. Dél van. Déli Krónika.